Vittoria fondamentale per l'Allianz Pacenza Cestistica San Severo che dopo aver appena battuto Monferrato sale a 4 punti nella classifica del girone blu. Buonasera coach Luca Bechi, prima il suo commento e poi le domande dei giornalisti. Sì, prima del commento, lasciatemi fare un ringraziamento doveroso allo staff medico, sanitario, tutto. Veramente noi siamo in una situazione di continua emergenza, perché è normale, una stagione logorante, ci sono mille piccoli infortuni e la tempestività e l'attenzione con il quale i ragazzi vengono curati da coloro che sono più vicini alla squadra, ma anche da chi è più lontano, parlando dello staff veramente medico, ripeto, è veramente fondamentale. Questa cosa non emerge, perché poi in una partita emergono solo i canestri da tre punti, le belle giocate difensive, però secondo me era importante, perché questa unità di intenti trasferisce ai ragazzi fiducia. Oggi abbiamo avuto un atteggiamento difensivo importante, tranne gli ultimi 30 secondi dove abbiamo concesso due canestri da tre punti. Abbiamo tenuto una squadra di grande talento a 69 punti. E io il primo giorno che sono venuto ho insistito molto su questo aspetto e ho detto che l'identità difensiva dà l'anima di una squadra e viceversa. L'anima di una squadra è l'identità difensiva, da lì si deve partire, e oggi tutti dal primo all'ultimo si sono sacrificati per questo. Non ho neanche guardato chi ha segnato, quanto hanno segnato dei nostri, le percentuali, ma questo che gli americani e gli inglesi chiamano effort, questo desiderio di lottare tutti insieme, di vincere una partita tutti insieme, è un marchio di fabbrica che dobbiamo e vogliamo tenerci da ora fino al proseguo. Adesso abbiamo vinto una partita nel girone di ritorno, nel girone blu, diciamo nel girone di orologio, e ci siamo ufficialmente iscritti alla corsa. Ci sono 4 partite, ci siamo andati vicini a capo, però il basket è così. Dopo capo ho detto ai ragazzi: solidi, si vince, si perde, ma c'è sempre una partita da vincere. E così dirò oggi, domani quando incontrerò i ragazzi. Non c'è tempo di festeggiare, come non c'era tempo di piangere prima di capo. C'è tempo di andare a giocare una partita importante in trasferta, perché una vittoria in trasferta sicuramente spariglia le carte di una classifica che sarà molto corta alla fine. Beniamino Pascale, grinta ed intensità sono le peculiarità della cestistica di Bechi? Sì, questo ripeto, l'ho appena detto. Questo grande desiderio di tutti di sacrificarsi l'un l'altro, di combattere, di aiutarsi l'un l'altro, emerge a 360 gradi, dalla dirigenza al presidente appassionato, dicevo a tutto lo staff che sta intorno ai giocatori, allo staff tecnico che prepara le partite sempre con grande attenzione, e ai ragazzi che hanno un grande cuore. Si può dire che oggi si è un po' chiuso il cerchio della fiducia, nel senso, se qualcuno aveva ancora qualche rimasuglio del passato, qualche ruggine del passato o qualche pensiero negativo, adesso abbiamo visto una squadra che è pronta a lottare, e questo lo voglio trasferire anche ai nostri tifosi che purtroppo sono in tribuna o soprattutto a casa, che vedono la partita sul tablet. Sosteniamoci a vicenda. È chiaro che sostenere una squadra che lotta per la promozione o per i playoff è più facile, però adesso dobbiamo vivere il presente, dobbiamo guardare in faccia la realtà e sapere che il nostro scudetto sarà la salvezza.
e adesso più che mai dobbiamo essere tutti insieme. Luca Ficucello, questa volta le mani non hanno tremato di fronte al rush finale. Alla luce della prestazione gagliarda di questa sera della sua squadra, aumentano i rimpianti per l'esito della partita di domenica scorsa? Ma io credo che una squadra per imparare a vincere deve passare attraverso questi step, questi passaggi. È chiaro che quando hai vinto poche volte in una stagione, l'ultimo quarto, invece di trasferirsi energia positiva, si trasferisce un po' di angoscia. E oggi l'abbiamo strappata con i denti e questa è una vittoria soprattutto che ci dà fiducia per le prossime partite. Nel quarto saremo una squadra diversa d'ora in poi. Dante Fallucca di Basket Universo le chiede: la chiave è stata forse nel primo tempo, quanto nonostante un Clark poco produttivo abbiamo saputo creare alternative credibili. Condivide queste analisi? Rod non è al 100% perché sta recuperando da un infortunio che ha avuto dopo la partita di Forlì, e lui è stato bravo perché non ha centrato il gioco e la squadra è stata altrettanto brava a trovare soluzioni, perché comunque questa squadra ha una serie di opzioni e le ha giocate tutte. Abbiamo sofferto un po' la fisicità al rimbalzo e per questo Casale è rimasto attaccato alla partita. Ho chiesto a Rod di difendere, perché io credo che il modo migliore per entrare nel ritmo è sempre quello di difendere. Diciamo che lui l'ha fatto egregiamente sia su Valentini che su Redivo quando è stato chiamato in causa, e poi in attacco viene tutto facile perché poi la difesa ti dà talmente tanto trans agonistico che poi in attacco per un giocatore del talento suo è molto più facile segnare. Antonio Giuliani di Basket Inside: rispetto a Capo d'Orlando, Giuliani ha notato la necessità di forzare il minutaggio dei titolari, è così? Ma noi siamo una squadra che da quando sono arrivato ha bisogno di tutti e adesso dopo un brutto infortunio abbiamo recuperato anche Bottioni e quindi ovviamente aumentando il numero dei giocatori che ruotano diminuisce il minutaggio effettivo per ognuno. Io credo che non sia importante quanto si gioca, ma come si gioca. E credo che sia giusto che ognuno in una squadra abbia il proprio ruolo e sia conscio e consapevole del proprio ruolo e all'interno del proprio ruolo porti un mattone alla squadra. Questo è quello che chiedo ai giocatori. Poi ci sono momenti e giornate o situazioni tattiche che ci portano ad avere un giocatore piuttosto che un altro in campo, soprattutto anche prestazioni che poi possono essere più brillanti o più opache, però alla fine la cosa che conta è vincere e tutti i ragazzi e tutto l'entourage della cestistica in questo momento ha, fra virgolette, capito come si fa. Coach, bene la vittoria, benissimo l'entusiasmo, ma domenica un'altra sfida, un'altra grande avversaria come Orzinuovi. Orzinuovi, conosciamo il talento della squadra di Orzinuovi, conosciamo la pallacanestro di coach Corbani, che è un coach esperto e ha spesso idee in campo che danno un grande impulso alla produzione offensiva della sua squadra. La testimonianza del fatto è che ha condotto in trasferta per larghi tratti a Latina per poi perdere alla fine, quindi ci aspetta un'altra battaglia. Noi con questa vittoria, ripeto, ci siamo avvicinati a quelli che erano sopra di noi e vogliamo sopravanzarli perché il nostro obiettivo è arrivare quarti in questo girone. Grazie coach e forza Neri. Grazie a voi.